Andrés. Fratellino. Benvenuto in Italia. Un paese d'arte, di classe, dove la gente veste con stile. Non come te, che sembri un rappresentante. Tu, andiamo. Vai. Ti porto nella mia casetta. Ho tantissime cose da raccontarti. Questa è l'umile casetta di campagna che volevi affittare. Inizi cercando qualcosa con due bagni e un giardino e finisci per ristrutturare un monastero. So come entrare nella zecca nazionale. Ah, dalla porta? Dal retro, nel camion che porta le bobine. Andrés, ma qui ci abitano. No, tranquillo, non ci incrociamo neanche. Sono i vicini ideali. Sono monaci. Cistercensi. Loro stanno in un'ala, noi in un'altra. E poi hanno fatto voto di silenzio. Hanno giurato di rimanere zitti non di fronte a un'arma o a un giudice, ma di fronte a Dio Onnipotente. È molto più interessante, no? E tu che gli hai detto? Che sono un intellettuale che ha bisogno di tranquillità assoluta per scrivere un trattato di filosofia teologica. E ci hanno creduto. Ho pagato anche la ristrutturazione e ho impedito che questa meraviglia diventasse un hotel. Non gli serve nient'altro. Mi adorano. A volte partecipo ai loro canti gregoriani. Attento alla testa! Andrés, ma dormi in una cella? Beh, era mia intenzione, ma poi mi sono innamorato di questa cappella. Guarda che meraviglia.